Perfetto, abbiamo qui con noi Francesco Baccini a Napoli, 17 marzo, data importantissima, anche tu qui a testimoniare l'unità d'Italia. Ti lascio subito la parola per un tuo pensiero. Beh, una testimonianza, come dire, insomma, non è proprio quella istituzionale. E sono qui per questo, giustamente. E siamo sentiti con Sonia Alfano e mi ha invitato a questa giornata, a questo festeggiamento, e io chiaramente ho aderito subito, anche perché ho visto di cosa si trattava. Quindi in queste 150 proposte per l'Italia, poi soprattutto chi partecipava a questa manifestazione, quindi assolutamente ho detto subito sì. Tra l'altro questa sera porterò sul palco con me un amico che sto portando in giro per i teatri, che è Luigi Tenco, quindi canterò 6 canzoni di Tenco, tratto di Tenco meno conosciuto, il Tenco non quello intimista, ma il Tenco sociale, che Tenco ha scritto un sacco di canzoni sociali, ironiche, che non sono passate perché probabilmente diceva delle cose scomodissime per gli anni 60, ma queste canzoni, se uscissero oggi, sarebbero scomode come 50 anni fa. Quindi, come dico tutte le sere, o ti ancora molto avanti o l'Italia non si è mossa da negli ultimi 50 anni, probabilmente sono tutte e due le cose, te ancora uno avanti, ma l'Italia è rimasta esattamente lì, forse siamo proprio indietro. Proprio su questo, diciamo, che quest'Italia che sembra che forse non si muovi, non vada avanti, pensi che... È tutta una finta libertà, è tutta una finta... cioè, la gente è convinta di essere libera, ma da anni, io me ne sono accorto 20 anni fa, e quando lo dicevo mi guardavano come un pazzo, e più vanno avanti gli anni, più dico, ma... Allora avevo visto giusto, che tutta questa pseudo libertà, il pensare di poter dire quello che si vuole, no, la gente crede di poter dire quello che vuole e ascoltare quello che vuole. In realtà c'è qualcuno che decide cosa devi sentire, cosa devi cantare, cosa devi dire, e più si va avanti e questa cosa è sempre più tangibile, cioè lo vedi, no? Quando accendi la televisione vedi la gente che ha paura di dire una parola in più o una parola in meno, perché forse, cioè, questo è un paese che è schiavo della politica, è schiavo di questo finto bipolarismo. Noi non siamo un paese da bipolarismo, in un paese dove c'è stata una dittatura, la gente ha troppo paura di andare di qua o troppo di là. Infatti è l'unico paese al mondo dove vince il centro, perché la gente non si schiera né troppo da una parte né troppo dall'altra. Però in realtà oggi siamo in una dittatura mediatica, che è molto più sottile. Invece di una volta le dittature uccidevano le persone, uccidevano la gente, oggi uccidono i cervelli, quindi ci sono milioni di cervelli ormai inutilizzabili. Noi con la radio proprio questo stiamo provando a fare uscire sempre di più, a pubblicizzare le forme d'arte. Forse nell'arte è rimasto l'unico mezzo per dire qualcosa in più, quindi qualcosa meno censurato. È la storia che dice questo, gli artisti proprio nella storia sono sempre stati più avanti degli altri. Infatti nei secoli scorsi venivano riconosciuti dopo 200 anni dalla morte, perché gli artisti vedevano più lungo. Chiaramente la società del loro tempo non li capiva o non riusciva a cogliere delle cose, che poi in genere l'artista si è sempre capito dopo, purtroppo uno si tocca, però è così. E quindi, perché l'arte è libera, cioè il vero artista è uno libero, non ha un padrone, quindi dice quello che pensa liberamente, e questo il potere ha sempre dato fastidio. Quindi il potere ha sempre cercato di gestire l'arte, o di prenderla a suo uso e consumo, però solo quello che gli serve, quello che non gli serve lo butta via. Purtroppo però nelle lobby di potere proprio abbiamo anche il mercato discografico, che comunque ha le sue lobby di potere anche in Italia. Assolutamente. Quindi... Ma quando parlo di arte, sai, qui si parlano di prodotti. Quando l'arte diventa un prodotto, era normale che facesse questa fine, no? Perché ancora negli anni 60-70 era una cosa all'inizio, e quindi c'erano degli spazi ancora, come dire, liberi, no? Oggi, se tu pensi che in questo momento storico tu accendi i network e non senti una canzone che non parli d'amore, dici, ma è possibile
che in un momento così sento solo canzoni d'amore. Certo, perché non devi fare, la gente non deve pensare, deve pensare all'amore con quattro e gli italiani sdrammatizzano, certo, no? E poi sai, alla fine le canzonette sono pericolose, perché le canzonette fanno pensare e ti fanno pensare, ti rigirano in testa, poi magari subito non capisci cosa vuol dire, poi dopo lo capisci e arrivano e rimangono, ti si incollano dopo. Una sorta di messaggio subliminale, ecco, sì, come anche ce lo manda la TV, certo, con certo, i vari programmi. Questo messaggio subliminale tu oggi non lo senti. E dove sono finiti i cantautori? Non è che hai smesso di fare i dischi, hai smesso tu di sentirli, perché se accendi i mezzi, come dire, istituzionali, non li senti. Se senti qualche cosa è perché cantano una canzone d'amore. Allora io ho 50 anni, quindi sono cresciuto negli anni 70, dove invece era il contrario, il cantautore, anzi dicevi compagni, vedevi un milione di copie, era trendy il contrario. Però a volte mi chiedo, ma tutti questi cantautori che ho ascoltato quando avevo 16 anni, 17 anni, io non l'ho mai visto in una piazza negli ultimi 10 anni. In un momento come questo, no, che devi scegliere, dici, ma dove state? Cioè, perché era facile nel 78 dire certe cose e riempire uno stadio a pagamento. Adesso che dice, viviamo in un momento che non è il 78, perché forse è peggio, perché ho vissuto anche gli anni di piombo, andavo al liceo, ti fermavano col mitra ad andare a scuola, però oggi la cosa è più strisciante, è peggio, e soprattutto in quegli anni per esempio c'erano le radio libere che avevano proprio contrastato invece il canale istituzionale che era la RAI, però le radio libere avevano fatto un fronte unico, quindi noi le canzoni di De André, di De Gregori, le abbiamo scoperte attraverso le radio libere, perché se avessimo ascoltato Rai 1 canzonissima non sapevamo neanche chi non l'avremmo mai conosciuti questi, mentre le radio libere proponevano veramente musica libera, perché non c'era la programmazione, cioè arrivavano, io mi ricordo che ci lavoravo, non avevo 16 anni, portavo i dischi da casa e mettevo i dischi che volevano, nessuno mi diceva devi mettere questo. Oggi, perché la cosa è sottile, la gente quando sente le radio pensa che non siano libere, invece si chiamano network e non ce l'ho di libero neanche un secondo. E quindi ti è rimasto questo ricordo della radio libera e pensi che comunque le radio siano libere di mettere quello che vogliono. Ma il messaggio è pilotato. Non solo, ma se tu pensi che un network c'ha una playlist giornaliera di 20 pezzi, è come sentire un CD 24 ore al giorno, alla fine tu anche se le odi quelle canzoni, ti svegli, le canti dopo una settimana. Quindi è proprio, è come la pubblicità, no? Sei martellato da una cosa, poi tu entri al supermercato e la compri perché la conosci. Perché oggi, come dire, si è portati a fidarsi di quello che conosci, mentre quello che non conosci lo guardi sempre un po' storto. E quindi il gioco dei mezzi di comunicazione è proprio quello di farti vedere sempre gli stessi, sempre gli stessi. Alla fine ti abitui a qualsiasi cosa, piano piano, ogni giorno ti danno un pezzettino, e alla fine diventa tutto normale, diventa come l'aria, ed è quello il vero dramma. Francesco, proprio una l'ultima battuta brevissima, un po' provocatoria, ma pensi che possa partire proprio dagli artisti, certo, una rivoluzione in questo paese? Ma diciamo che gli artisti hanno sicuramente in mano un potere, che è quello di rivolgersi a un sacco di gente e a volte di riuscire a condensare il pensiero di tanti in 3 minuti, come una canzone dura 3 minuti, quindi è un po' come quando senti una canzone che dice ma parla di me, no, l'ho scritta per me, però anche te, siamo nella stessa situazione. Quindi la musica, le canzoni sicuramente unisce, non divide, e quindi in quanto unisce è pericolosa. E sicuramente gli artisti hanno un compito fondamentale, tra l'altro parliamo di arte, di cultura in Italia, ormai siamo, cioè, è una roba che è sotto gli occhi di tutti, cioè stanno tentando di cancellarla come una cosa che non rende, no? Ormai si parla solo di economia, di soldi, l'arte è la cosa più importante. Quando un paese non investe nella cultura e nell'arte non è più neanche un paese. La cosa drammatica è che se ne accorgono tutti tranne che gli italiani. E questo è il vero dramma, no? Perché tu appena varchi il confine dici ma sono fuori io o vivo in un paese che sta andando al contrario? Perché basta che vai in Svizzera e ti rendi conto che dici una volta pensavi la Svizzera come un posto triste, oggi dici quasi quasi, cioè questi almeno
come dire, certe cose. Un ideale, un'organizzazione. Sì, esatto, beh, la radio svizzera non è che passa jazz, passa di tutto. Le radio italiane o fai solo quel genere unico? Ormai c'è un genere unico che si chiama pop, non so come. Allora, se tu fai una canzone con quei suoni, con la velocità, con quell'argomento, se no non passa. Allora dici. Perché poi la gente dice, ma guarda che fai un disco, guarda che non fate i sette, come che non passano. Ma questo problema ormai sta toccando quasi tutti, perché tu i cantautori non li senti più. O se li senti perché hanno fatto una canzone d'amore, cioè vabbè, ma è possibile che siamo ridotti così? E poi purtroppo ci si è tutto in fretta, la gente dice, ah, buh, sempre questo un po' menefreghismo, non si pone neanche più il problema. Dice, ma ti rendi conto? Perché magari ti dicono, ma poco non ti si sente in radio? Dice, ma tu hai sentito, non senti me, ma hai sentito, questo lo sente, cioè, no, è vero, ecco, ci sarà un motivo perché certe cose non passano, però come dire, la gente non ci fa caso perché è distratta da mille cose, e poi quando li fai un attimo capire dicono, ah sì, è vero, effettivamente. Ma è drammatico questo, perché è proprio come è una goccia tutti i giorni, alla fine tu non ti ricordi più niente, cioè è un lavoro di azzeramento. È cioè, un'anestesia nazionale. Ormai tra un po' dire che tra un po' i partigiani sono degli eversivi, cioè, siamo arrivati a questi punti, no? Mio padre è stato a Mauthausen 2 anni, mio nonno è un partigiano, tra un po'. Dici, mamma, la liberazione sembra quasi una colpa, è come Berlusconi che dice che con questa nuova riforma non si deve stare a Tangentopoli. Ora per me non è una figata, perché Tangentopoli in realtà aveva scoperto una serie di ruberie, quindi il fatto che questa nuova riforma non farebbe più uscire la nuova Tangentopoli non mi sembra una gran... Però sembra che la gente non si ricordi più niente, no? Come i pesci rossi che hanno la memoria di un secondo. E il dramma è che quando non c'è più la storia, son cazzi. Grazie a Francesco. Grazie. Grazie.